Ciao, prima di andare alla ricetta volevo parlarvi un po' dell'ingrediente principale della ricetta di oggi, il sorgo, che è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle graminacee. Pensate un po', il sorgo è tra i primi 5 cereali più importati al mondo e cosa molto importante, pur piccolino, è una fabbrica di nutrienti fondamentali per il nostro organismo. Infatti contiene una buona concentrazione di carboidrati complessi e minerali come il ferro, il calcio. Inoltre aiuta a tenere sotto controllo il diabete ed è assolutamente privo di glutine, quindi perfetto per chi è celiaco. Aiuta a ridurre il colesterolo cattivo e migliora anche la densità delle ossa. Ma che bontà, vero? Lo troviamo in diversi negozi, supermercati, sotto forma di cereale e di farina per preparare pane, biscotti, pasta e quant'altro. Io oggi con il sorgo preparerò il latte. Passiamo alla ricetta. Iniziamo sciacquando sotto l'acqua 200 g di sorgo. Al sorgo ben sciacquato, io ho aggiunto 2 litri e mezzo di acqua che adesso farò bollire. Quando l'acqua con il sorgo comincia a bollire, abbasso il fuoco e lascio cuocere per 20 minuti. Dopo che il sorgo cuoce per 20 minuti, spengo il gas, copro la pentola e lascio riposare il contenuto. Ho lasciato riposare il sorgo per un'ora all'interno del pentolino. Adesso frullo il tutto con il mini pinner. Dopodiché separerò la parte densa del latte dalla la parte liquida che imbottiglierò. Questi sono gli strumenti che ci servono: un colino, a maglia stretta, un imbuto e 2 bottiglie della capienza di 1 litro e anche una terrina in cui mettere l'ocara del sorgo. Ecco come procedo: verso un po' di contenuto all'interno dell'imbuto e anche del colino, dopodiché con un mestolo di legno mescolo in modo da far scendere la parte liquida all'interno della bottiglia. Quando la parte densa del latte, quindi l'ocara del sorgo, diventa abbastanza asciutta, la tolgo dal colino e la sistemo all'interno di una terrina. Ed ecco qui il risultato del latte di sorgo. 2 bottiglie da 1 litro e inoltre abbiamo dell'ocara. In una prossima ricetta utilizzerò questo ocara di sorgo avanzata. Questo latte è senza sale e senza zucchero. Decidete voi se metterci un po' di sale o se zuccherarlo e se decidete di zuccherarlo potete utilizzare il dolcificante che preferite. Ciao a tutti, alla prossima video ricetta.